like there's no tomorrow. Buongiorno a tutti, bentornati e oggi è mercoledì e giochiamo ancora BG Rock. Secondo game della League con questo mazzo, il primo game l'abbiamo vinto contro Dredge, Kippo, questa mano fortissima di Magic perché ha un Tarmogoyf, una delle mie creature preferite, devo ammetterlo. Insomma, mi piace il vintage, anche se c'è qua una Soul Transfer che direbbe il contrario. No, in realtà è un bel mix di carte vecchie e nuove, secondo me. War Drago, fatal push per tutti i tuoi pezzi, falli. Fidati, non può succedere niente di male. Partiamo noi con lo starter allora. C'è un Elvish Reclaimer, passo. Vediamo come ce la caviamo contro uno dei mazzi più forti del formato. Oh, ho sbagliato, ok. Vediamo come ce la caviamo contro un mazzo che non sappiamo cosa sia. Così rimane un po' più suspense, mi piace. Allora, Tafun, cosa ci proponi? Oddio, ho capito tutto. Faccio... Cosa fai? Ending sul pezzo, c'hai paura, eh? Proprio temi questa cosa. Allora, Saga. Ok. Ma lui potrebbe dare a farci Teferi in questo spot. In questo fortissimo spot. Instant al cimitero non c'è, quindi non stiamo con Goef sotto Bolt. Passo. Noi il prossimo turno... Ah, però con Saga il prossimo turno non posso fare push più Witherbloom Command, che non è proprio fantastico. Beh, noi proponiamogli dei problemi, però, secondo me, perché altrimenti... Un'altra ending. Placati. Torpor Orb comunque in questo matchup non è fortissimo, perché comunque menano gli arconti, però la sua la può dire. Ok, allora, abbiamo push... E andiamo a ficciare da 3 perché poi perderemo i colori. Non mi fa impazzire questa cosa, però. Non facciamo neanche O-Token. Beh, io ti toglierò questa e poi ti toglierò Teferi con quello. Vai. Ti toglierò Teferi con quello. E ho col... No, devo fare per forza... Devo prendere mana poi. E lo lascio con nulla in mano. Adesso lui pesca però, Teferi. E mi rimbalza questa cosa. Ah, ma che scemo che sono. Devo fare push in risposta. Non so se si vede, sono distratto. Vediamo un po'. Gli tolgo Teferi. Intanto i pezzi ce li ha se pesca. Credo di toglierli comunque Teferi. Non mi piace che lui ce l'abbia. Scombata instant, insomma. E poi vediamo. Vai pure. Hai due carte in mano, una è Chain to the Rocks. Vediamo che nelle due pescate se hai trovato un'altra creativity. Che il turno dopo io te la scarto, ti giuro. Ok, una è terra. Va bene. Allora, possiamo anche evitare allora di fare quella cosa lì. Facciamo Tozzis per vedere cosa hai in mano. Vai via. Scapperà così. Pusheremo qualcosa a fine turno. Facciamo un token nel nostro. Ok, lui pesca. Va bene. Chain to the Rocks non lo vedevo da un sacco di tempo. Cioè, è una buona scelta per chi gioca questo mazzo. Me lo dica, vi prego. Non credo, però potrei sbagliarmi. Via Fatal Push. Cioè, via con Fatal Push, orribilmente, togliere un token, proprio una roba pazzescamente brutta. Facciamo un token noi, che spero si prenda questo Chain to the Rock in maniera tale che poi lui sia ok. Qua vado a prendere tipo una mappa della spedizione, una Nihil Spellbomb, una Shadow Spear, una Miscela Spabble. Sono riuscito a prendere Nihil Spellbomb, vabbè, pescheremo lo stesso in realtà. Passo. Pescheremo uguale, dai. Bravo, Flavio. Chain to the Rocks. Orca. Io pesco. Addirittura così tanto astio. Hai dei rianimini? E non lo so. Vuoi dirmi qualcosa? Terra. Vabbè, ha fatto un mana, non faccio niente.
Vabbè, c'è Into the Rocks qua sopra. Io adesso faccio Doubt into Witherbloom Command, sperando che lui abbia finito i removal e io gli giro un Arconte. Sembra un gameplay solido. Allora, in realtà potrei fare Doubt into Scarto per stare un po' più safe, cioè per stare fuori removal. Credo ci stia in realtà. Ho anche push open se dovesse pescare la fetch per nano. Ah, ha pescato Bolt. Pescato Bolt. Non ha pescato Bolt. Cos'hai pescato? Fire Eyes, che non te lo posso togliere. Done. E vai pure. Cavolo, ha Emrakul in mano. Insomma, è a 5 terre. Non sono poche 5 terre. Però. Ok, pesco. Bosaiju. Allora, tu milli 3, perdi 2 e questa roba qua. Allora. Direi tu. Così. Poi faccio Bosaiju, prendo l'Urus. Mi farà Fire Eyes in risposta, chiaramente. Cosa buona e giusta è che Emrakul ce l'ha in mano e non posso millarglielo. Sarebbe stato piacevole tirarglielo in faccia, però, ammetto. Urca, me l'ha fatto fare? Ma sei serio? Cosa abbiamo? Vrene 6. Urca trota, Vrene 6. Ma Vrene 6? Vrene 6 è pazzesco. Cacchio. Vrene 6 è proprio forte. Ma io ti dirò. Però lui vuole fare Fire Eyes sull'Urs, ma io faccio Vrene 6 che mi sembra una bomba atomica. No, se mi fa rimande sul ripiglio in mano, però mi sento veramente stronzo. Cast. Ha una pescata che non ce l'ha fatta. Ritorniamo questa Verdant Catacomb in della mano. Facciamo Urza Saga. Ok, prendiamo l'Urus. Che bello. All'inizio giocavo Life from the Loam perché non potevo giocare Vren. Grazie, Oppo. Devo ammettere che. Certo, moriamo sempre da molte cose, quindi non esulterei. Però, due danni lì, due danni ancora. Insomma, va bene comunque. Dopo noi facciamo Terra Doubt, cioè facciamo l'Urus Doubt Voidwalker, che mi sembra comunque un piano. Cioè, abbiamo giocato rischiosissimi perché non abbiamo fatto fetch, cioè non abbiamo tenuto open push, che insomma è stata una scelta così bizzarra in realtà. Qua aspetto a fare Poseidon. Attiviamo questo coso qua. Prendo Marshflat, faccio da 1. Sto a 13, non è che sono proprio fresco fresco. Potrei anche decidere di passare. Fare token e avere open doppio push e perdo dai. Ah, minchia, però lui ha Emrakul in mano sempre. Cioè, secondo me doppio token ci sta come linea. Doubt Voidwalker è rischiosa. A 2, tappi un pezzo. Faccio token. Ok. Hai pescato. Quindi avevi doppio Fire Eyes. Perché non mi hai ucciso Vren? Perché volevi pescare pe il pezzo di combo. Brigantello. Tre ferri, hai fatto tre ferri. Clefairy? Ok. Ok. Tocca a me. Pingheremo Teferi, perché adesso possiamo farlo grazie al simpatico Vran. Faccio un token. Faccio bolla di Mishra, credo qua. Sì, perché mappa è figa, ma posso riprenderla dopo. Dopo posso riprendere la terra con Vren. Cioè io qua posso iniziare a spaccargli tutte le lande in un base. Ah, però lui cerca una cifra. Facciamo palude, facciamo Doubt Voidwalker. Lui faccia risposta. Ci sta. Fai nano? Hai fatto nano?
Io ho doppio push open, quindi ok. Faccio questa, ti guardo la prima. Minchia, Nairi. Nairi è grossa, cioè proprio forte. Vorrei io giocarla io la tua Nairi, se fosse possibile. Mamma mia, solo saghe peschiamo. Pescherai solo saga. Allora, mi diverte giocare questo mazzo. Mi rendo conto di essere un imbecille alle volte, ma mi diverte molto. 1, 2, 3, 4, faccio Nairi. Nulla litomante, quella tanta roba, non si può giocare. Allora, devo guardare più spesso su e non giù, perché sennò mi faccio vedere solo i miei capelli. Allora, io volevo comunque millarti un'embra, quindi non sta roba. You may discard a card, if you do, draw a card. Ti prego, scartati Emrakul. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Comunque qua si rischia, eh. Si rischia. Beh, Nairi non credo la riusciamo a uccidere adesso. Ma voglio fare questa roba veramente. Posso pingare con Vren. Ok. Tenendo in mano i push per quelli dopo. Tanto ho già in mano Saga. Bingo! Vorrei fare Urza Saga. Tozziz. Mi fai remand? Force of Negation. Ok. Emrakul in mano, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa esilia ha meno 2. Io quindi questo giuro che non ci meno. Facciamo un Urus. Champa. Facciamo. Oddio, posso fare il secondo Doughty Voidwalker. Però mi esilia 1. Ma io voglio, no, penso di fare Bolla di Mishra. E poi alla peggio rifaccio Doughty Voidwalker. Cioè, mi sembra piano, no? Attacchiamo Nairi intanto. Toh, che poi il turno dopo muore. Ti guardo la prima. Che peschi? Wooded Foothills. Ok. Wooded Foothills la scarterai, chiaramente. Io forse Force of Negation Open, tra l'altro, fisso con questo Doughty Voidwalker. Che magic è questo? Che magic è? Che magic pazzesco. Sei, eh? Pesco. Ma perché non l'ho fatto nel suo? Non fa niente. Nel mio, volevo dire. Allora, come lo uccidiamo? Facendo. Ok. Bolla, token, attacco. Facciamo bolla. Ok, token. Attaccheremo Nairi. Ok. E poi faccio Vren e riprendo. Boh. Non lo vedo. Ok, via Nairi. Appoggio una. Aspetta, facciamo una fetch. Va là. Perché no? Urza Saga. Appoggio Urza Saga. Posso fare Nairi? No, preferisco tenermi open Force of Negation. Se posso dire la mia. Cosa peschi? Sacred Fang. Secondo me sta partita l'ho vinta. Però nel dubbio attendiamo. Potevo fare anche Elvish Reclaimer, che comunque. Ho questo shuffle effect in mano pazzesco, lui concede, bravo, mi sembra un'ottima scelta. Allora, a Pitting Needle per i 76 Planeswalker che ha. Certo, ha anche Prismatic Ending, però. Poi, questa fa diventare. No, non fa diventare palude, peccato. Soul Transfer non mi dispiace perché toglie un sacco di cose del suo mazzo. Torpor Orb in realtà non è così forte. Seal of Primordium cosa può fare? Allora, questi per i drop a zero.
Andiamo a togliere Fatal Push, non vorrei toglierli. Credo di poter togliere una Nil, Spellbomb e uno Springleaf Drum. Presumibilmente anche una Shadow Spear, andando a abbassare un po' i target di Zassaga, quindi forse una voglio tagliarla, ma è forte perché mi fa i token, quindi la lasio. Wither Bloom Command, credo che non si possa tagliare. E no, i Fatal Push sono forti. E Blood Shift mi serve per togliere Planeswalker. Via, una bolla. Pazzi, un po' così. Un po' così. Signore Electric Bob, se mi stai guardando, non credo, ma se stai guardando, se vuoi suggerirmi la saidata giusta, è il momento. G2. Ai ai ai. Oh, vediamo, poi magari Seal of Memory non ci sia. Ah, però lui potrebbe giocare lunetta, quindi potevo veramente scendere di una. Qua ho doppio scarto con doppio nero, keep. E token è esplosivo a zero. Ci sta. Ci sta. Se lui adesso parte e fa terra esplosiva. Io però no, esplosivo a zero lo faccio il turno che lo spacco perché... infatti c'è il rischio che lui faccia prismatic ending e il mio esplosivo faccia schifo. Allora... Inquisition of Kozilek e ti tolgo arca verda Alpinemon. Vabbè, avrai ne 6. Sappiamo che hai Alpinemon, ok. Posso fare anche esplosivo a 1. Cioè, esplosivo a 0 mi ispira più sicurezza perché mi salva dalla combo, in realtà. Adesso lui farà Alpinemon, nominerà sto Kaiser di questa che ho in mano. Ok. Va bene, abbiamo Witherbloom con me. Ecco, ho tolto Witherbloom con me. Non avrei dovuto. Lui fa terra, passa. Noi facciamo Scartino, l'amico di tutti i bambini. Scartini, l'amico di tutti i bambini. Allora, Tozzi, vai. Che c'hai, Manuzzi? Fammi vedere. Niente, ma sei veramente una schifezza di persona. Farmi fare queste robe allora. Beh, ci basta pescare una terra che non sia Urzassaga. In realtà il turno dopo posso già fare Doughty Void Walker. Se non pesca removal. Voglio D. Non è male. Siamo un po' a rischio combo. Potrei fare esplosivo passo anche. Ecco, esplosivo passo. Allora, esplosivo passo non mi fa impazzire, se devo dirla tutta. Però al prossimo turno lui potrebbe scombare, quindi faccio esplosivo passo, giochiamo un po' safe e passiamo. Giustamente, esplosivo passo, passo. Questa bella terra ce la teniamo in mano. Peschi, giusto, ci sta. Sembra un'opzione muy valida. Porca miseria. Porca miseria, due colori e non riuscire a farne uno. Secondo me io spacco esplosivo a zero. Tolgo un pezzo. Fa schifo. Schifissimo. Però, pur facendo schifo, è un piano di gioco. Brutto, ma è un piano di gioco. Terra verde. Ma terra verde. Urca via. Non posso. Non ho il verde. Allora. Devo fare prima Doughty Void Walker. In realtà ho sbagliato. Tanto le terre urca e mi sono esposto proprio a un livello gigante. Devo fare il reclaimer passo. Porca Eva, che piccione che sono. Mi merito una scombata in faccia fortissima. Ma non con Emrakul, con Angelo. Così poi sta, poi faccio schifezza. Ehi. Si fa questa roba. Ehi. Sì, morto. No? Veramente? Cavolo. Secondo a riuscire Claimer. Beh, allora very good. Very 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 good. Se ho drop a zero che gli servono per scombare, posso spaccarglieli. Credo di volerli spaccare, tra l'altro, a brevissimo. Quindi devo andare a prendermi Golgari. Allora, se non fa niente, in realtà faccio Golgari Rot Farm. Ping ping, cavalin. E sacco questa. Anzi, Blossom. No, Golgari Rot Farm, che non mi manda troppo indietro. Ok.
Balzo poseggio. Ok. Pesco. Facciamo poseggio. Spacco qua. Non posso appoggiare saga. Tanto gli faccio fare un token, mi sa, no? Ah no, terra con un tipo di terra base, ma questo è terra base, cioè ha un tipo di terra, quindi dovrei potergli far fare un token. Non lo fa. Una persona gentile. Ok. Tacco. Vai. Non so se sono in un buono spot. 3. Ciclo. Cosa abbiamo esiliato per adesso? Poca roba. Ok. Boh, c'è da dire che se prova a scombare noi facciamo esplosivo. Potremmo fare ending adesso in realtà. Teferi. Teferi. Ok. Hai fatto 3 feri. Sì, l'hai fatto. Va bene. Se pesco terra posso addirittura toglierti dai ferri. E farlo io. Oh. Potevo cercare una terra? Facilmente sì. Non l'ho fatto. Ok, boh, io appoggio un Tarmogoyf. Mi sembra un piano di gioco, anche questo, sape. Perché andare a fare soul transfer rimango tapped out e non è bello. Invece così ho comunque ancora a disposizione il fatto di poterli spaccare i pezzi instant nonostante Teferi, quel simpatico amico Teferi. Ma io posso anche spaccarmelo in risposta al trigger, che non lo faccio mai, ma posso. No. Chained to the rock. Vabbè, l'hai fatto. Togli Tarmogoffo? Il simpatico amico di Grandi Piccini? Va bene. L'hai fatto. Ok, allora quel Teferi è abbastanza fastidioso. Non credo sia distruttivo, ma è molto fastidioso. Ho Utility Land da andare a prendere. Con queste due cose. No, in realtà posso anche mettermene solo una al cimitero. Ma per fare cose tipo. Oddio, in realtà. Non. No. Tanto diventeranno dei 3-4 e non voglio rischiare di morire perché lui fa cose instant. Tera. Abbiamo pescato Tera. Devo fare questo però. Non posso rischiare. Veramente. C'ho l'ansia. C'ho l'ansia. Allora. Preferi Time Raveler. Ok. Poi. Facciamo tera. Credo che possiamo addirittura fare overground bomb stappata. E fare un Doughty White Walker senza nient'altro. Ok, e ti meno. Cioè, il piano adesso è menarti fortissimo. Con tutto. Attacco te. Vai. Oh, via due granchi che ci stanno anche un po' sulle palle. Vai. Ok. Essere tirati di mana con questo mazzo è un po' brutto, però. Cosa vuoi fare? Veil of Summer? Ciccino caro? Che poi me lo dai a me? Ah no, non me lo dai a me perché c'è Teferi. Vabbè, comunque. Volevi fare un Veil of Summer. Allora, tu dopo sei a 6. Sicuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terre. Angelone costa 7 o 8, non è che costa 197 tipo Emrakul. Questo potrebbe essere relevant. Devo metterlo relevant da qualche parte nelle descrizioni dei video perché lo dico così. Come se non ci fosse un domani. No, va bene. Sì. Vabbè, non sei morto. Questa cosa è interessante.
stappo pesco, io ho un altro Dwight Walker in mano, te lo dico perché sono una persona tendenzialmente corretta, anche se in realtà adesso credo di andare a prendere, no, l'Urus non fa un cavolo sta partita. Tacco te. Tu di token ne hai, giuro che ne hai un sacco. Va bene. Faccio secondo Doughty. Secondo, diciassettesimo, non so quanti ne ho fatti. No, secondo. Va bene, velo, peschi. Ah, sei morto on board, devi fare cose. A scelta tua. Io spero per te che siano brutte cose. Però puoi fare cose. A tre. Cicli. Un triomane, un altro. Allora è quello Jeskai. No, però ce l'hai in campo. Quanti triomi giochi? 70? Vabbè, può fare un instant, non è che... Un danno non mi fanno niente, però. Per spaccarmi i dati non sei morto on board. Mamma mia, come sto molto male per quello che sta per succedermi. Sì. Come sto veramente molto malissimo. Cioè, se gira Emrakul, rovinati. Va bene. Ma se dovesse girare Angelone, io non credo che lui chiamerà mai Source. Vren. Ok, Vren. Prismatic Ending pure. Madonna mia, se è forte, Oppo. Come ne usciamo da questa situazione? Ok, non ci posso fare niente. Forse potevo tenermelo stappato in maniera tale da... No, ma dovevo menare fortissimo, ragazzi. Cioè, non state a dire queste cose. Dovevamo menare. Ok. Riprende terra. La terra l'ha già fatta. Quindi fino al prossimo turno. Facciamo. Che ci vigliamo. Overground Tomb. Che non voglio pagarci le vite sopra. Ok, stappo. Pesco. Missilone. Forza Saga è forte, però prima dobbiamo vedere se risolve questo. Te. Perché sennò questa saga fa schifo. Ok. Ti attacco per 3. O passo, attacco per 3. Turn off. Eh no, quello mi serve per Angelo, devo tenerlo per forza, perché sennò... Allora, ok. A 6, però il pezzo se lo vuole tenere per forza, non vuole. Ok, possiamo vedere di non perdere. Prendiamo l'Urus, credo. Lui ha un'altra di queste. Possiamo fare esplosivo, ma fa schifo. 2, 3, a 1 cosa posso fare? A 1 non posso fare niente, però. Attacco te. Possiamo settare l'Ita nel prossimo turno, in qualche maniera, se lui para qua, sì. Io faccio l'Urus, esplosivo a Z. Non para. L'Urus. Esplosivo a 0. E vai. Vai pure.
Niente, ha questo turno molto forte lui, se gira angelone noi abbiamo comunque una risposta in mano. Tre carte, non sono pochissime, eh. Non abbiamo salutato apposta partita, siamo delle persone orribili, non ci ha salutato neanche lui, va bene. Vediamo un po' che fai. Tre carte in mano. Non è poco. Ok, fa creativity. Vuoi dire che ha finito le Dwarven Mine? In realtà anche se gira Emrakul comunque noi la miniamo. Sì, cioè deve avere solo quello in mano. 5. Ah, fa danno a me. Cosa vuoi fare, scusa? Beh. Ok, mi ha tolto l'Urrus. Io ho girato un Goif e lui ha protezione dalle creature. Ok, allora possiamo fare delle cose, credo. Winterbloom Command. Facciamo un token. Va bene. Prendo una bolla di Mishra. Ok, proviamo. Ansia, incredibile ansia in questo spot. Ho vinto. Cioè, nel senso, ho vinto, mi sento bene, ho vinto, infatti, infatti. Perfetto, piccolissima pausa per me, andiamo subito a giocare il prossimo match, siamo 2-0. Positivi, dai, positivi. Cioè, nel senso, no, non ho il Covid, basta. E dopo la pausa siamo tornati, quindi mostriamo il nostro Lurrus come companion. Kippo, 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 abbiamo scarto da Outwitter. Witherbloom Command, mi sembra forte. Beast, ah, giochiamo contro Amuleto. Doughty di secondo quanto è forte. Doughty into Witherbloom che gira Titano. Vinco la partita. GG, è stato un piacere. Cioè, io spero. Di solito però non funziona così. Tipo, faccio Titano. Ah, ok. Io faccio il mio, vinco. Invece il mio piglia delle terre. Allora, Blooming Marsh, scartino. La cosa forte è che Witherbloom Command ti spacca Amuleto, che non è male. Che è l'unica cosa che posso andare a prendere, quindi non spaccherò più l'amuleto. Vai pure, tocca a te. Vai. Allora, il tuo turno 2 più forte è che hai pescato una driade, mi fai una driade into Golgari Rot Farm, che poi mi fa titano il turno successivo. Ah, ok, mi stavo un filino alterando. Pesco. Doubt. Beh, triplo Witherbloom Command mi sembra eccessivo mazzo, però se tu mi dici no, devi proprio farlo fortissimo, allora lo faccio proprio fortissimo. Vediamo. Dovremmo girare qualcosa però con questi Witherbloom, perché se no non ha molto senso. Patto. Era Zusa. Ok. Fai una Gruul Turf. Va benissimo. Prima terra addizionale. E quindi ci paghi patto. Seconda terra addizionale. Doughty. Terra addizionale. Va bene. Quindi abbiamo Titano. Io cosa pesco? Una bella carta, Thermocoyf non è male, non è male, ma non è proprio quello che vorrei. Quindi faccio in maniera tale che possa riprendere qualcosa con Witherbloom Command, ma credo di andare a prendere tipo questa, star sopra i 18. Facciamo, perdi 2, scarto 2. Tac tac. Vediamo cosa ti giro di forte forte, eh. Niente.
una triade che insomma, però triade mi fa fare Goif, però credo che sia più forte comunque avere 9 carte millate il prossimo turno, dai. Vabbè, poi dopo posso fare Goif più Witherbloom Command, vabbè. Adesso lui paga patto. Ha 3 carte in mano, una è una caverna, una è una Tar Timber, che può fare, mia, non può farmi adesso perché deve pagare patto. Quindi due amuleti non ce li ha più. Goif 2-3 è scarsino perché non ho neanche terra al cesso. Dopo forse ce l'avrò. Ah, Tar Timber, ok, non ce l'hai più, va bene. Mimeni con Azusa, perché, cioè, voglio dire, e lì a fare niente. Non mimeni con Azusa, Azusa la pacifista. Allora, tacchete, fecio. Allora, per questa va benissimo. Tac, tac, Witherbloom, milli 3, guadagno 2, perdo 2. Tac, tac, vai. Che ti mangio, riprendo questo. Oh, tatano, 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 tatano è forte. Facciamo tatano. Ok. 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 Non è detta l'ultima parola chiaramente, però fa niente. Andiamoci a prendere Boseju e Golgari Rotfarm. Ok. Trigger. Rimbalzo Boseju. Ci dormo Goif. Certo, lui Momi può fare Titano, niente da dire. Glielo paro. Glielo paro paro. Abbiamo perso Doughty, che non è mai bellissimo. Però se dopo lo ripescassimo, mazzo, l'ha avuto lì. Ok, 2 4, 6, Titano. Va bene. No, no, Tar Timber Symbiosis. Ok. Ne ha pescato un'altra. Non gira niente. Madonna, che triste. Terra. Sì. Pesco. Allora, abbiamo Toad Seize. Facciamo Toad Seize. Cosa mi fai vedere di fantastico? Un titano, non l'hai fatto? Va bene, abbiamo vinto noi. Ok, abbiamo vinto noi con un titano in campo, con l'Urus. Tutto normale. Tutto nella norma. Andiamo a prendere doppio Torpor Orb, Void Mirror per shattare i patti. Credo che vogliamo andare a prendere anche questa Lit of Form, che può essere interessante. Allora, i Fatal Push fanno tendenzialmente schifo in questo matchup. Ok. Sì, no, tolgono Driade però, che non è proprio una cosa scarsissima, ma devono avere un po' di cose attive. Togliamo gli Spellbomb. 62 carte. Allora, i Totsis sono molto forti. Tagliamo come prima 1 e 1. Credo che possiamo stare così. Non credo di voler. Allora, Seal of Primordium però tolgono due pezzi, perché tolgono Driade e Amuleto e si possono rifare. Forse taglio un Tarmogoyf. Però Goif mi serve. No, forse i Void Mirror non sono pazzeschi, però li shattano patto. Cioè, se arriviamo a un punto dove si stalla un po' la partita. Reclaimer, vai. Detto tutte le carte del mazzo, poi taglio Reclaimer, perché non so cosa tagliare, la realtà è questa. Devo avere un piano di, cioè devo farmi il sideboard plan che non ce l'ho. Kippet. E io kippoto. Non ho il verde, Ma come lo pesco? Ah, se lo pesco. Però è un'ottima mano, cioè. Gibbone, carta più forte del formato. Gibbone, l'ho sempre detto, è troppo forte. Gibbon in two fetch meno forte, ma comunque forte. Abbiamo il verde. Ping. Vediamo un po' di toglierti questa Dryad. Questo Explore. Ah, porca miseria. Tolgo Summoner Pact. Vai. Di secondo Doughty di nuovo. Secondo me il mio Oppo non è felicissimo. Però vediamo cosa mi propone. Perché Explore può pescargli delle robe pazzesche. E poi soprattutto contiamo i mana e vediamo se riesce a fare 6 mana di terzo. Va bene, Explore. Semi Grow Chamber. Ok. Sono 3. No, non credo che possa farcela. Deve fare. Attenzione, però.
3-4. Se io qua faccio Seal of Primordium, lo mando su Marte. Vediamo cosa peschi, poi decidiamo cosa giocare. Che mi sembra un piano. Ok. Amulin, chiazza la put. Allora, con amuleto la storia cambia. Potrei fare Torpor Orb. Yes. Vai pure. Dobbiamo spaccargli saga, tra l'altro. Non sono felicissimo di questa cosa. Una mia saga. Ok. Fai il token subito. Voglio farlo subito. Ok. Va bene, l'hai fatto. Allora, a 2 faccio token, perché ci tengo a farlo? A 1 faccio amuleto, faccio Vesuva che copia Simic, no, faccio Simic Growth Chamber che mi rimbalza la foresta, giusto? Credo di fare la mia Orza Saga qua io. Sì, credo proprio di sì. Comunque amuleto lo fa, non è che non lo fa. Cioè, nel senso, i mana li fa lo stesso. Vai pure, tocca a te. Situazione molto più complicata di quello che pensavo all'inizio partita. Dovremmo a 6 mana. Titano non è simpatico da gestire in ogni caso, perché noi abbiamo due removal che lo tolgono. Pochini. Ok. Un'altra Orza Saga. Sei una persona poco simpatica. Pesco. La faccio anch'io allora, secondo Orza Saga, dai. Non ho Ghost Quarter. Ecco, di solito vorrei un Bojuka Bog e un Ghost Quarter. Non sarebbe malissimo, eh. Vai. Il tuo diventa 3-3. Il mio è 2-2. Vero che possiamo andare a prendere Shadow Spear, però. Sempre Titano, grosso fastidio. Grosso fastidio. Ok. Peschiamo uno scarto, un Witherbloom. No, Witherbloom Command non basta, però scarto. Non blocco. Mi può tornare utile questo più tardi. Non fa il token. Fa titano. Salve. Ok. Che comunque titanone. Titanone, vediamo un po' cosa possiamo farci qua. Se faccio un pezzo che ci blocca Titanone. Allora, andiamo a prendere tipo Shadow Spear. Faccio terra. Doughty Voidwalker. Credo che passerò. Allora, lui dovrebbe giocare per le terre che ho visto, la versione che ho giocato io, quindi quella con non la terra che dà Double Strike. Quindi credo che se li uccidiamo questo titano lo facciamo noi. Lui manda una Vesuva. Adesso prende il secondo amuleto. Vediamo. Cioè, è molto risky la situazione, eh? C'è poco da dire. Che altro mi partono tutti e due i costrutti. Però, magari. E poi ho Torpor Orb, quindi il titano. Io lo appoggio. Cioè, è sempre un 6-6 che lui non è che gestisca benissimo. Ok, l'hai fatto. E qua F6. Mappa. Pertolaria.
Tiri rimbalzi foresta, credo. No, Vesuvio, ok. Fai un... Cosa fai? Ok, Expedition Map. Vertolaria. Che sparisce e fa porca miseria, Driade. Cioè prende patto, Driade. Mamma mia. Patto, Driade. Beh, mi devo sparare queste due cose. Però se mi spara già a un coso è triste. No, non siamo freschi per niente. No. Che fa Varakut, Varakut. Triggerano 1, 2, 3, 4, 5. Non dovrebbero triggerare però. Paro. Titano parte e ok. E mi avanzo un token perché ho tre artefatti e non due. Ok. Adesso triggerano e mi parte lui. Però almeno Titano. Hai un Explore in mano? È una Vesuva. E hai fatto già terra addizionale, no? O sbaglio? Ok, mazzo. Momento della verità, Doughty White Walker. Che cazzo, mazzo, allora. Come non perdo in questo spot? 34, Shadows, Spellbriefed Terre. Credo di non poterlo. Attenzione! Poseju, posso andare a prendermela in qualche maniera? Prendo mana. Pam. Expedition map. Poseju. Faccio il mio titano, guarda, proprio in maniera proprio simpatica, non fa niente, non fa niente quando entra. Faccio una terra tappata perché non voglio andare troppo basso di vite. Una, due. T'attacco con questo. E ti tolgo due pezzi, no uno, due pezzi. Prego, tocca a te. Io il mio secondo me l'ho fatto sto turno. Vediamo un po' cosa fai. Ok, devi pagare patto. Ci sta, hai 4 mana, 3 terre, una è una Vesuva, quindi hai 6 mana. Hai un altro titano. Perché io metto lifelink al mio, giuro. No, 5 mana. Ok, va bene. Vorrei prendere Golgari Reformer seconda Boseiju. Ok, allora, Shadow Spear qua. A doppio trampolo e lifelink. Attacco con tutto. Olì. Certo. Allora. Boseiju. Era, credo che Golgari Rot Farm sia entrata nel mazzo esattamente per questo motivo. Vai. Cioè, secondo me l'ha proprio pensata così. Sono 10 a te, io guadagno delle vite nel frattempo. Da 13, che lascia fare. Non ho capito cosa vuoi fare. Anche tu hai Boseiju?
Oh no. Vabbè. Sì, facciamo un Doughty Void Walker. No, sì, posso farlo. Vabbè. 9. Facciamo Doughty. E tocca a Tigo. Vai pure. Turno dopo sono 12. Devi fare veramente numeri mirabolanti. Puoi farli, con quel mazzo lì si può fare. Però insomma, c'è una Vesuva in mano. Oh, e ci portiamo a casa anche questo game incredibile. Siamo 3-0. Il mazzo è bellissimo da giocare in League. Quindi, ve lo consiglio. E noi, per tutto il resto della League, ovvero le ultime due partite, ci vediamo domani, che è giovedì. E niente, è giovedì.